nuovo video tutorial di Natale che oggi faremo insieme. Un'idea regalo gastronomica, secondo me è un'idea regalo molto molto apprezzata, e faremo insieme il liquore al cioccolato bianco. Una cosa pazzesca, perché poi questo liquore è aromatizzato anche alla vaniglia, quindi vi dico ragazze, è qualcosa di eccezionale, dolce ma non troppo, e non si sente troppo il liquore perché l'ho dosato molto bene. Ho cercato di utilizzare una dose di liquore non troppo alta, e poi si sente tantissimo l'estratto di vaniglia che io di solito lo preparo in casa. Può essere un'idea regalo molto molto originale, messo in una bottiglia così particolare e carina, se le riuscite a trovare. Magari ci potete mettere anche un fiocchettino, io lo andrò a mettere direttamente in una busta di Natale e vi faccio vedere come si fa. Ecco quello che vi occorre: del cioccolato bianco circa 180 g, latte, 200 g di zucchero e 100 g di alcol buon gusto, quello per i liquori. Inoltre io ci aggiungo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia preparato in casa. Allora, semplicissimo, basterà aggiungere in pentola il cioccolato bianco, il latte, lo zucchero e farlo sciogliere completamente portando a bollore il latte. Mescolate di tanto in tanto, e se volete saperlo io sto utilizzando il cioccolato bianco senza glutine, quindi questa ricetta è perfetta anche per chi è intollerante. Quando il latte avrà raggiunto il bollore potete spegnere la fiamma e lasciarlo raffreddare completamente, deve essere completamente freddo. Come potete vedere si formerà una sorta di patina in superficie, non basterà solamente mescolare ma andrà filtrato. Quindi filtrate il liquore, dopodiché ci potete aggiungere infine l'estratto di vaniglia. Io utilizzo questo fatto in casa, semplicemente ho messo 4 bacche di vaniglia tagliate a pezzi con 125 g di rum e l'ho lasciato macerare circa 2 settimane mescolando di tanto in tanto, e infine anche 100 g di alcol buon gusto. Mescolate bene e adesso potete mettere il liquore all'interno della vostra bottiglia. È un liquore che si conserva al freddo, quindi va tenuto in frigo e si conserva per circa 4 mesi. Ricetta è davvero semplicissima da fare. Potete sostituire il cioccolato bianco se volete con il cioccolato fondente. Non vi consiglio di utilizzare il cioccolato al latte perché secondo me poi diventa troppo dolce. Invece il fondente, magari essendo meno dolce, riesce a sposarsi meglio con lo zucchero, perché poi alla fine diventerà cioccolato al latte. Fidatevi, perché fatto con la cioccolata bianca ha il suo perché. Allora, questo è tutto, io vi aspetto nei prossimi video tutorial, intanto vi mando un bacione e alla prossima, ciao!